grazie a Elisabetta Guardini per il suo intervento, e anche qui sono sicuro che ci saranno vari interventi dal pubblico con alcune domande. Io distillerò un ringraziamento durante tutto il corso della serata. Adesso è il momento, ok, per Silvia Ventrucci, che vorrei ringraziare per il volantino che ha fatto, perché ci vuole una creatività femminile per concepire un volantino molto bello come questo. Grazie. Passo la parola ad Alessandro Alberani, che tutti conoscete come segretario generale della CISL, della metropolitana bolognese, però magari pochi conoscono come una persona che si è occupato di creatività e che si è formato come uno dei grandi pensatori della creatività, come Jowi, e ha preparato una sorpresa per noi che diciamo ci gusteremo insieme, una sorpresa anche per me, quindi l'innovazione vuol dire anche essere disruptive, cioè sperimentare, abbattere dei pregiudizi, quindi giochiamo in maniera seria questa sera, e coglierei anche l'occasione per fargli una domanda che riguarda anche il tema di come sta cambiando il mondo del lavoro e come si può trasformare un rischio in un'opportunità, perché è evidente che il lavoro sia anche relazione tra le persone, relazione rispetto a un'organizzazione di un ambiente di lavoro, e che cosa possiamo fare per evitare il rischio dell'isolamento del lavoratore in una nuova normativa come quella dello smart working o del lavoro agile, e soprattutto anche qual è l'investimento che possiamo fare anche nei percorsi di formazione tra scuola e lavoro. C'è un dato che mi ha molto colpito rispetto a quello che ci diceva anche l'onorevole Tinagli prima della sperimentazione dei progetti di smart working nelle aziende. Il 17% delle grandi aziende, cito Barilla, Unicredit, Siemens o altre, utilizzano già oggi il lavoro agile, e quindi questo ci pone anche un problema evidentemente di regolamentazione del lavoro agile, ma solo il 5% tra le piccole e medie imprese ha sperimentato questo tipo di attività, e quindi è evidente che c'è anche un vulnus, c'è una lacuna anche dal punto di vista della formazione professionale che deve essere fatta ai lavoratori e ai datori di lavoro su questi temi, a cui aggiungo anche un altro elemento. Stiamo faticosamente cercando di uscire da un periodo di crisi. Ecco, la forza di una catena si vede anche dal grado di resistenza del soggetto più debole. Qual è il tipo di impatto che la crisi economica ha avuto in particolare anche qui in Emilia Romagna sulle donne? Bene, io solitamente quando parlo, poi dopo devo tornare qui per forza perché c'è la telecamera, ho chiesto a Marco, quando parlo, dici per terzo, curva dell'attenzione cade, sono le 8:30, io vado a stanare chi dorme. Okay. Uno. Cioè, stai dicendo che le campane dorme. Qui è un'aula fantastica. La scorsa settimana ho beccato uno, fai finta di dormire. E dormiva, sono stato lì 4 minuti a parlare, così non si è svegliato. Ovviamente sto utilizzando alcune tecniche che cerchino al massimo di attrarre l'attenzione, come è normale. Però farò anche qualcosa di più, perché vi voglio coinvolgere prima di rispondere alle domande. Allora, sapete che la differenza tra uomo e donna è un tema da sempre centrale. Ricordo che è un tema fondamentale della nostra Costituzione, che quest'anno saluteremo come in giugno 1946, l'Assemblea Costituente. Sono stato io per anni responsabile della formazione del sindacato nello scorso secolo, verso la fine degli anni 80, e ho anche fatto formazione al coordinamento femminile della CISL, ma obbligai l'organizzazione a fare corsi fra uomini e donne, perché c'era l'abitudine di fare corsi formativi di tutte donne. E invece cosa serve? Disse. A parte che l'aula mista è straordinaria, perché sapete comunque che l'uomo e la donna c'è il corteggiamento, c'è il gioco di potere, questa è tutto apprendimento. C'è l'aula mista, è tutta un'altra cosa, energia, sviluppo e competizione.
e poi soprattutto avevo avuto la fortuna di fare delle esperienze con delle grandi donne, la Lucy Rigarai, e tutta la riflessione, forse pochi di voi se la ricordano, se non chi è stato, ecco, ecco, cioè, ecco la rottera. Sul tema della differenza dei linguaggi, c'era il gruppo di Diotima, delle donne di Diotima che si occupavano del linguaggio nella politica, un qualcosa di estremamente straordinario, straordinario perché è stato un po' il momento in cui il movimento femminista, la Libreria delle Donne a Milano, c'era la Libia Turco, hanno costruito una sensibilità politica molto importante. Allora utilizzavo la tecnica della creatività in aula, come utilizzerò questa sera, infatti chiamo 5 uomini e 5 donne qui. Se non venite, vi vengo a prendere. Ok? Qua. Le donne di qua, tu, gli uomini di qua, okay. E te, il capo, poi ecco te, no, te, chi vuole, un po' di volontari, tu, vieni, vieni, non succede niente, ecco, Giacomo, prendo anche lui, uomo, anche te, ok, poi tu, mettimi, e anche te. Grazie. Girando, prendetevi questo biglietto, dura pochissimo, il mio tempo prendo 5 minuti. Prendete il biglietto. Che cosa chiedo a loro? È un momento in cui stiamo parlando di genere, di differenze. Loro rispondono rapidamente con una parola, deve durare in tutto 3 minuti, tutte le risposte. Io trasformavo nel corso che facevo le donne in uomini e gli uomini in donne, cioè, e chiedevo appena erano trasformate quali erano le prime 10 azioni che avrebbero fatto, ok? Le battute arrivano alla grande, detto adesso l'attenzione sta andando. Se tu fossi un uomo e capo della tua azienda, quale sarebbe la prima azione che faresti per le donne? Veloce. No, no, non sono veloce, passa, passa. Vai. Gli darei modo di, insomma, sostituzione nella cura dei figli. Io vorrei che le donne potessero esprimere le loro esigenze. Cambierei subito l'orario di entrata e dell'uscita, deve essere flessibile. Capito, l'orario e la flessibilità. Anche un applauso agli uomini che donne che sono diventate uomini. Loro invece, se tu fossi una donna, già i capelli. Qual è la prima cosa che chiederesti al tuo datore di lavoro? Non una contrattazione centralizzata, ma individuale, al limite collettiva, ma a livello della fabbrica, non centralizzata. Bene. In Italia, non negli Stati Uniti. Chiederei riguardo il congedo parentale per il marito. Momenti di sostituzione anche con i colleghi maschi nell'esternare le problematiche e trovare soluzioni condivise. Chiederei i tempi di conciliazione che ci sono all'interno dell'azienda tra per le mamme soprattutto. Una equiparazione economica. Bene, bene. Grazie, grazie. Che non mi abbiamo mangiato. Bene. Si arriva, l'aula non può. Ci sono venuti qui in tanti, non è che non ci può essere del protagonismo, eh? Ci deve essere anche il protagonismo dell'aula. Elisabetta lo so già come faccio lezioni, mi ha chiamato all'università diverse volte. Adesso l'altro gioco, che entro un po' più serio, è un quiz con dei premi, due premi, i libri, cioè chi vince prende questi libri. Questo è un libro che ho appena pubblicato su un'esperienza di solidarietà in Brasile. Dopo la fine vi parlerò 2 minuti di questa cosa. Adesso io faccio vedere delle date qua, mi aiuta Valeria, e chi indovina
deve dire che cosa significano queste date. Vai, prima data, cos'è successo in quella data? L'anno zero. Siamo a posto. Io non credo nella tecnologia, ve lo dico subito. Non sono smart. Devi cambiare il gioco. E questo è. Devi cambiare. No, allora ve lo dico, se non c'è, l'avevamo provato. Sì. Perché? No, sì. C'è un problema di. Ok. Va bene, lo dico a voce. Stop, chiudi. 1857. Chi lo sa? Tu? Perché 1857. 1857. Punto zero. Prima protesta a New York delle donne sulle condizioni di lavoro. Ok? Nessuno ha indovinato. La seconda, che è il 1946, vi ho aiutato un pochino, passa il 57, vi ho aiutato un pochino perché ha tre risposte. 1946, bravissime. Poi, bravissima. E poi l'8 marzo, bene, fantastico. Allora, sì, regalami un libro. Teresa Mattei, non dimentichiamola, ha scritto l'articolo 3 della Costituzione sull'uguaglianza. L'8 marzo, sempre Teresa Mattei, fonda l'UDI e indica la mimosa come simbolo. E il 1946, finalmente, un applauso, le donne italiane votano per la prima volta. Numero 3, 1963. Chi lo sa? Ingresso delle donne in magistratura e in pubblici uffici. Ci siamo vicini. Le donne vengono ammesse a tutte le professioni. Prima di quella data non era così. Ci sta. 4, ci sta. Ci sta. 1977. Beh, qui dovete sapere. La legge, la legge. La legge sulla parità uomo-donna. 15 ottobre 2013, importantissima. 15 ottobre 2013, legge sul femminicidio. 25 gennaio 2016, vicinissimo. Recepimento dell'accordo quadro fra CGIL e CGIL e Confindustria sulla violenza nei luoghi di lavoro. Importantissimo. Perché vi ho parlato delle date? Perché si capisce che il corso del tempo ha avuto sfaccettature, non è lontanissimo, non sono date lontanissime. Cioè, noi abbiamo le nostre madri, le nostre nonne, le nostre bisnonne. Provate, guardando queste date, a immaginare, a pensare. È passato poco tempo da una situazione impensabile. E credo che questo sia una riflessione sempre da fare. Ora, siccome lui mi ha chiesto tre cose, risponderò. Prima sulla politica e la legge di stabilità, poi sull'imprenditorialità femminile e poi sul mercato del lavoro. Intanto qui sfato una cosa. Sono stanco di sentire dire, visto che siamo anche in una, diciamo, serata organizzata dal PD, no, da Bologna Futura, da un'area, che non è assolutamente vero che il governo non faccia niente per le donne. Questa è una sonora balla. E ve lo dico a ragion dovuta, perché il governo Renzi, e vi assicuro che io l'ho anche criticato per tante questioni, parla coi fatti, nella legge di stabilità, bonus bebè, bonus famiglia, detrazione
per i figli a carico, 500 milioni. Bonus donne over 50. L'opzione donna che si bloccava con la Fornero e che è stata invece bypassata con decorrenza successiva. Il voucher all'asilo nido e le babysitter per il 2016. Il congedo per le donne vittime di violenza di genere, mai successo. Il congedo di paternità. Queste, abbiamo pubblicato come CISL l'8 marzo, sono tutte le cose che il governo Renzi ha fatto nella legge di stabilità. E ce ne sono altre, sì, non sono tutte qua, dopo se andate nel nostro sito, sì, anche voi. Dico questo perché nella nostra autonomia, come CISL, abbiamo ultimamente criticato il governo. Il 2 aprile vi invito tutti in Piazza Maggiore alla mobilitazione sul tema delle pensioni, su cui siamo molto critici col governo. Però bisogna anche, quando le cose vengono fatte, cercare di riconoscerle. E quindi non è vero che il governo non ha fatto delle cose sulla questione delle donne. E nella legge di stabilità ha inserito tutti questi aspetti molto concreti. Secondo punto, l'imprenditorialità femminile, visto che ho qui un'imprenditrice. Ci sono delle novità importantissime in Italia, perché ci sono ormai 1,4 milioni di imprese al femminile e le imprese al femminile crescono due volte in più della media nazionale. Le donne italiane non si sentono meno dei loro compagni uomini e ultimamente operano non solo nelle attività storiche, il commercio, la cura della persona, l'istruzione, ma anche sull'informatica, sulla cultura, sulla moda, sulla ricerca e recentemente anche sui trasporti e sull'edilizia. Quindi sta cambiando qualcosa in modo rilevante. Hanno dei problemi queste imprese femminili. Tre. L'informazione e la possibilità di recepire l'informazione. La formazione è anche un'altra cosa che ricorre continuamente, l'accesso al credito, che è un problema fondamentale per queste imprese. La legge 125 e la 215, che sono le leggi storiche, sono state importantissime. Poi in Emilia Romagna abbiamo avuto delle leggi specifiche, anche recentemente, molto dedicate, una regione all'avanguardia, per aiutare l'imprenditorialità femminile. Ma bisogna continuare, Elisabetta, sul lavoro molto forte di informazione e di formazione, perché è una grande potenzialità per superare anche la crisi. Oltretutto il 13 gennaio è partito il bando delle nuove imprese a tasso zero, che è un'importantissima possibilità che c'è. Vengo al terzo punto, quello che è il mio più tipico, il mondo del lavoro. Dico che tutti gli strumenti di flessibilità negoziata e contrattata, l'ho preciso alle due amiche qua di Renzi, la Elisabetta e Irene, che lo conoscono comunque anche lui, insomma. Dico negoziata, perché tutte le volte che ci sono strumenti di flessibilità e sono negoziati, sono estremamente positivi. Questi 21 articoli del disegno di legge, che sono molto importanti perché pongono la base della regolazione del lavoro autonomo, perché questo disegno di legge non è sullo smart working, ha detto molto bene, ma mette a posto una carenza legislativa enorme, che è quello del lavoro autonomo, che è importantissimo anche per le donne. Ma io credo che quando si vuole dare alla flessibilità il giusto valore, la flessibilità negoziata, si fa bene, soprattutto come con lo smart working si fa conciliazione, innovazione e competizione. Attraverso tre strumenti che sono tipici dello smart working: l'attenzione alle risorse umane, la tecnologia e nella legge introdotto finalmente, a differenza del telelavoro, il monitoraggio. Lo smart working è una modalità di lavoro innovativa che è basata sulla flessibilità, soprattutto di orari e di sedi. Io lo chiamo il parente stretto del telelavoro. Sapete perché è fallito anche il telelavoro, non è decollato? Perché nel privato non è stato normato contrattualmente, non c'è stata una normativa contrattuale. E poi le imprese avevano timore della perdita del controllo, il management aveva paura del rischio, l'isolamento,
c'era il problema della sicurezza dei dati e dell'informazione, che sono due elementi fondamentali anche nello smart working. Ma in questo caso il governo è partito molto bene, perché ha inserito subito un elemento che ha voluto peraltro la CISL, di allargare la produttività anche ai lavoratori e lavoratrici dello smart working, che era uno dei nodi centrali, perché non avevano nel telelavoro la produttività. E in più sono state inserite delle regole contrattuali che verranno recepite proprio dalla contrattazione, che permettono finalmente nei contratti, lo diceva lei molto bene, di fare questo, e l'abbiamo già fatto alla Tetra Pak, alla Barilla, Unicredit qui a Bologna, nel settore bancario, stanno venendo avanti giorno dopo giorno. Lo smart working porta, io lo vedo molto positivamente, anche se con la cautela contrattuale, però porta vantaggi alle imprese, perché le imprese hanno sgravi fiscali, aumentano la produttività e abbattono i costi fissi. E i lavoratori hanno sgravi fiscali anche loro, possono organizzare meglio il lavoro con la conciliazione dei tempi di vita e hanno la possibilità anche di aumentare la loro professionalità se seguiti adeguatamente. Quindi è molto positivo lo strumento, sempre, lo dico a voi che conoscete Renzi, se si capisce quanto sia importante la contrattazione. L'ultimo punto è quello del contratto del mercato del lavoro. Noi come CISL siamo sempre stati favorevoli alle riforme, dai tempi di Marco Biagi fino ad arrivare al Jobs Act, sul quale abbiamo dato un giudizio negativo su diverse questioni, ma altamente positivo su altre questioni, tipo il contratto tutele crescenti. Bisogna sempre cercare, con l'amico Nannicini recentemente ho avuto una discussione l'altro giorno premio Biagi, perché lui è uno dei ragazzi di Renzi che gestisce le riforme, che sapete che Renzi ha questi ragazzi molto bravi, competenti, e la CISL ha voluto dialogare con loro, perché era assurdo non dialogare, cercando di portare a casa dei risultati, perché questo poi è il ruolo del sindacato. Ci sono molti problemi, ma credo che sia stato un passo in avanti, così come per lo smart working. Tutte le riforme aumentano le possibilità di dare innovazione al paese. Bisogna avere il coraggio, il sindacato spesso non ce l'ha, ha paura, è vecchio nell'impostazione, pur continuando a tutelare e a difendere i diritti, però deve fare una riflessione su questo. La crisi, ultimo tema, la crisi continua a essere presente, e quando c'è la crisi colpisce soprattutto i soggetti più fragili e colpisce anche le donne. E infatti servono azioni anche di etica per il lavoro e nel lavoro, perché siamo ancora in una situazione di difficoltà. Il Papa nella Caritas in Veritate, nella Laudato Si, ha sempre richiamato l'importanza delle associazioni collettive, perché quando uno è forte non ha bisogno del sindacato, quando uno è debole ha bisogno del sindacato. I lavoratori della Saeco avevano bisogno del sindacato, e quando uno è forte se ne frega un giovane, e dopo però ha bisogno. Quindi la mediazione collettiva è importante, perché deve essere la persona al centro, non il capitale. E anche il welfare aziendale è un passaggio di questa fase. Non il welfare che ha disegnato la Marchesini l'altro giorno, che mi ha terrorizzato, perché ha detto: io nella mia azienda sogno di dare l'asilo nido, la palestra, di portare la spesa delle lavoratrici. Io ero un po' terrorizzato, dico: ma a questo punto che libertà mi rimane da dare la palestra dove voglio, nel fare la spesa dove cacchio voglio? Cioè, il welfare aziendale va bene, ma deve essere non sostitutivo e deve essere un'opportunità. Chiudo dicendo che ci sono ancora molte ingiustizie per le donne, soprattutto i migranti. C'è ancora ricatto per il posto di lavoro, ci sono ancora discriminazioni dopo la maternità, c'è obbligo spesso del part-time, discriminazioni professionali, non viene fatta prendere la legge 104 per seguire i disabili da molte imprese, e ci sono ancora le molestie.
Dimenticatevi di pensare che non ci sono le molestie nei posti di lavoro. Ci sono le molestie e vengono spesso denunciate con molta cautela, ma esistono. È per questo che quell'accordo a cui ho fatto riferimento è molto importante. Chiudo facendo vedere alcune foto, perché voglio riportarvi, ho dedicato l'8 marzo a queste donne. Sono appena tornato dal Brasile, dove abbiamo aperto nella favelas di San Bernardo una gelateria sociale. Grazie all'aiuto della Carpigiani abbiamo dato il gelato a 1000 bambini di questa favelas di 300.000 persone, una piccola fabbrica, e poi in Amazzonia ho incontrato questa donna che si chiama Raimunda. Questa donna si è educata nella cultura ticana, non si legge, non si studia, non si fanno conti, è una leader comunitaria, è una donna straordinaria, come sono straordinarie le tante donne che in tutto il mondo lottano per i diritti e la dignità. Noi abbiamo cercato, in queste tre imprese che abbiamo fatto, queste sono le ragazze di San Paolo, educatrici professionali, dove abbiamo aperto un asilo di 160 posti, abbiamo cercato di coniugare la cooperazione internazionale al femminile, perché siamo consapevoli che anche dalle lotte delle donne nella loro mondialità passi il futuro del mondo e dell'umanità. Grazie. Grazie a